Buona giornata da prealpina.it. L'Italia è zona arancione e da domani la Lombardia tornerà a essere zona rossa, così come la Sicilia e come la provincia autonoma di Bolzano. Non sarà possibile uscire di casa se non per motivi di lavoro o per particolari necessità. I negozi saranno chiusi e per i ristoranti è previsto solo l'asporto, come per i bar, che però saranno aperti soltanto fino alle 18. Le nuove ordinanze del Ministro della Salute impongono rigorose misure di mitigazione per fare sì che la curva dei contagi si appiattisca sempre più e possa poi decrescere. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è deciso a ricorrere al TAR. La zona rossa, dice, è una punizione che la Lombardia non si merita. Eventuali allentamenti per zone rosse e arancioni non avverranno comunque a breve. Le regioni appena declassate non potranno accedere a fasce più permissive prima di 2 settimane. In generale, in tutto il paese, gli ultimi provvedimenti impongono fino al 15 di febbraio il divieto di spostarsi tra le regioni. Fino al 5 marzo, invece, è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino dopo. Ma vediamo cosa dicono i dati. Ieri i positivi nel Varesotto sono stati 270. In tutta la regione si sono contati 2.205 nuovi contagi, scoperti grazie a 26.535 tamponi, con un indice di positività pari all'8,3%, quindi inferiore al 10% che è considerato la soglia critica di allarme. Buone notizie dagli ospedali, dove è stato registrato un calo dei pazienti di Covid sia in terapia intensiva con meno 2 per un totale di 466, sia negli altri reparti, meno 13, per un totale di 3.601. Quanto ai decessi, ieri in tutta la Lombardia sono stati 68. È ancora caos invece per la situazione delle scuole tra didattica a distanza e didattica in presenza. Questa mattina la protesta degli studenti del liceo artistico e coreutico Candiani Bauscia a Busto Arsizio, i ragazzi si sono messi fuori dall'istituto con tende da campeggio e chiedono di poter vivere le lezioni in presenza. Ascoltiamo le loro ragioni presentate dalla rappresentante di istituto Matilda Marchetta nel servizio di Carlo Colombo. Buongiorno a tutti, siamo in via Manara, Busto Arsizio, davanti al liceo artistico Candiani Bausch, insieme a una dozzina di ragazzi che hanno deciso di fare lezione a distanza, ma in qualche modo a presenza per una protesta. Ce ne parla Matilda Marchetti, del Consiglio d'Istituto che ha un po' organizzato la manifestazione. Matilda, perché siamo qua? Allora, siamo qui innanzitutto per fare una dimostrazione, un gesto simbolico, per poter tornare a scuola, per far capire che appunto la DAD non è un sistema funzionale, non è adatta a tutti e sicuramente è un sistema per privilegiati. E, è un modo per far capire che stiamo lasciando indietro migliaia di studenti e che appunto non tutti hanno la possibilità di seguire o semplicemente la situazione in casa non permette, di poter seguire in modo funzionale questo tipo di Ecco, lezioni. da novembre quanti giorni di scuola in presenza avete fatto? Da ottobre, anzi. Abbiamo iniziato, settembre, abbiamo finito il 23 ottobre, mi pare. Dopodiché niente, neppure laboratori. No, alcune scuole hanno adottato il sistema dei laboratori in presenza, che comunque per il nostro tipo di liceo sarebbero fondamentali, ma il nostro purtroppo non ha attivato questo sistema e quindi abbiamo iniziato soltanto settimana scorsa, neanche tutti gli studenti, soltanto quelli del coreutico e del musicale, a fare qualche lezione in presenza, però per noi dell'artistico purtroppo ancora niente. Benedizione speciale questa mattina in due cascine della provincia di Milano. L'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha voluto così ricordare la festività religiosa di Sant'Antonio Abate che cade domani. Simbolicamente, spiega Coldiretti Lombardia, l'arcivescovo ha fatto visita a due fattorie dove si allevano maiali, mucche da latte e da carne, che sono tra i settori più colpiti dagli effetti provocati dall'emergenza sanitaria, con un calo dei prezzi riconosciuti alla stalla a fronte di un aumento dei costi di produzione.
Secondo un'indagine Istat, sul comparto a livello nazionale quasi due allevamenti su tre hanno avuto un impatto economico negativo dalla pandemia. Quest'anno i falò di Sant'Antonio, abitualmente celebrati il 17 gennaio, non si terranno a causa delle restrizioni contro gli assembramenti. E passiamo alla cronaca, andiamo a Parabiago. Charlie e Rocky vivevano in un cubo di cemento, al freddo e senza cure. Mezzi spelacchiati, ormai si reggevano a stento sulle zampe. Inutili gli aperi ai proprietari, padre e figlio, che quei cani li avevano da tempo. Per loro andava bene così. Per fortuna, qualche vicino ha avuto pietà di quei due animali e ha telefonato alla polizia locale. Un primo sopralluogo è bastato per verificare che le preoccupazioni fossero più che fondate. Il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, si è rivolto alla procura di Busto Arsizio, che ha chiesto al GIP un'ordinanza di sequestro subito concessa. Adesso Charlie e Rocky sono stati affidati al canile di Legnano e i volontari si stanno prendendo cura di loro, nella speranza di trovare presto nuovi padroni. Chiudiamo con lo sport. Anticipo di lusso oggi allo stadio Speroni di Busto Arsizio alle 15. La Pro Patria ospita l'Alessandria e ferve l'attesa dopo la bella vittoria di Livorno. Solo un punto divide i bianco-blu dall'Alessandria, che mercoledì prossimo deve recuperare la gara interna col Como, rinviata per quattro casi di Covid tra i grigi. Un'altra vittoria consentirebbe dunque ai Tigrotti di sorpassare, almeno momentaneamente, la corazzata di Gregucci. Questa era l'ultima notizia per Alpina.it, vi ringrazio per aver seguito il nostro notiziario, vi dà appuntamento alle 19 e vi auguro buona giornata.